Le persone nell'area settentrionale di Idlib vivono da ormai oltre 18 mesi in condizioni di pericolo costante, in stato di indigenza e senza accesso alle cure sanitarie. La solidarietà locale contribuisce al funzionamento di una struttura sanitaria segreta. Un'equipe di MSF sta offrendo il proprio sostegno. Abbiamo visitato la zona per valutare i bisogni delle persone. Successivamente abbiamo iniziato a supportare le strutture sanitarie locali, offrendo attrezzature mediche e contribuendo alla formazione del personale, perché molte persone si improvvisano infermieri, dato che sono in guerra e non c'è nessun altro a farlo. Abbiamo anche cercato di organizzare un sistema di ambulanze per evacuare le persone dalla zona. Un mese fa, un'altra equipe ha valutato i bisogni a Deir ez-Zor, una regione remota nella Siria orientale, anch'essa devastata dal conflitto. L'equipe ha trovato ospedali vuoti che sono stati oggetto di intensi bombardamenti. Anche là, i siriani si sono organizzati per convertire questa vecchia scuola in un ospedale improvvisato. I pochi operatori sanitari presenti devono arrangiarsi con il minimo indispensabile. Il bedaquilin è un farmaco nuovo, appena approvato dalla Food and Drug Administration statunitense. La tubercolosi ha sviluppato nel tempo resistenze alle medicine usate finora per combatterla, diventando così una malattia difficile da curare. Ci vogliono 2 anni per curare la tubercolosi resistente ai farmaci. Sono necessarie 20 pillole al giorno, 8 mesi di iniezioni giornaliere e gravi effetti collaterali. Il trattamento è complesso e troppo poche persone malate vi hanno accesso. Il bedaquilin ci offre la possibilità concreta di iniziare un nuovo trattamento più efficace e più rapido, con meno effetti collaterali. Ciò a sua volta consente un maggiore accesso alle cure per la tubercolosi resistente ai farmaci, che oggi è molto trascurata. È ovvio che ci siano ancora molte domande senza risposta. Come usare al meglio questo farmaco? Quali sono i suoi effetti collaterali? Ora sta a tutti gli attori coinvolti collaborare per assicurare che sia usato in modo responsabile e che tutti vi possano accedere, tutti, in ogni paese del mondo, anche in quelli più poveri. È necessario stabilire un protocollo di cura che utilizzi questo farmaco in combinazione con altri, ma il bedaquilin potrebbe consentire un aumento delle cure per la tubercolosi resistente ai farmaci. Nel 2011 sono stati registrati 300.000 nuovi casi, ma ne è stato curato solo il 19%. It means also that we need to secure public funding to do the R&D, but R&D is so expensive. Ricercatori, esperti mondiali della sanità e donatori istituzionali si sono incontrati per una conferenza di 2 giorni. Hanno esaminato i progressi e gli insuccessi delle iniziative di ricerca e di sviluppo nel campo delle malattie dimenticate. Solo 4 dei 336 nuovi trattamenti sviluppati nel corso degli ultimi 10 anni riguardano le malattie dimenticate, negando in questo modo a milioni di pazienti i benefici dei progressi medici. MSF ha esposto la propria analisi durante la conferenza, prima di presentare le proprie raccomandazioni. Risulta chiaro dal lavoro di MSF sul campo che ancora mancano gli strumenti necessari, sia diagnostici sia terapeutici, per curare molte delle malattie che incontriamo. I vaccini odierni hanno bisogno di una catena del freddo, il che pone una sfida durissima in termini di logistica. Inoltre, i vaccini devono essere somministrati in più dosi. Quello che noi di MSF vorremmo dunque è uno strumento meno complicato, ma adeguato al nostro ambiente di lavoro e che consenta vaccinazioni massicce per prevenire le malattie infantili mortali. 22 milioni di bambini non ricevono le vaccinazioni di cui hanno bisogno. Anche se la tubercolosi e le malattie tropicali come il Chagas sono definite malattie dimenticate, sono comunque responsabili di più del 10% di decessi in tutto il mondo. Le strade sono di nuovo agibili. La fine della stagione delle piogge ha visto l'arrivo di nuovi rifugiati, soprattutto donne e bambini, nel campo di Yida. Spesso sono molto deboli, ma qui possono ricevere cure mediche. Ad agosto MSF ha aumentato la propria capacità medica per ridurre l'elevato tasso di mortalità nel campo. Ora ci sono 80 letti nell'ospedale di MSF e le equipe mediche effettuano visite in numerose località. Benché la situazione si sia stabilizzata, le equipe sono allerta in caso di un nuovo afflusso di rifugiati.
La struttura che abbiamo in place oggi non ha été cambiata. Abbiamo mantenuto la stessa capacità medica che avevamo durante l'emergenza. Ci sono delle tende che ora non usiamo, ma le lasceremo ancora per alcune settimane, mentre aspettiamo di vedere se ci sarà un aumento dei ricoveri e delle persone bisognose di cure. La malnutrizione è una delle patologie curate nel campo. Se il tasso di mortalità infantile è calato nettamente, resta però alto il numero di bambini che ne soffrono. Tra la fine di luglio e la metà di novembre, più di 1.900 bambini malnutriti sono stati curati a livello ambulatoriale e 491 sono stati ricoverati. Più di 100.000 sfollati vivono nei campi intorno a Goma, nel nord Kivu. Le condizioni sono molto difficili. Sono state allestite numerose postazioni fisse per la vaccinazione dei bambini, come questa nel campo di Mugunga Primo. Se esiste pur prevenire. Vacciniamo per evitare un'epidemia di morbillo, che rischia di esplodere quando le persone vivono in un campo così sovraffollato. Il morbillo può causare diarrea, polmonite e cecità. È una delle cause principali di morte tra i bambini. Il virus è inoltre altamente contagioso. Basta uno starnuto per diffonderlo. Per questo i volontari della comunità chiedono a tutte le madri di far vaccinare i figli. La campagna fornisce anche l'opportunità di visitare i bambini per individuare i casi di malnutrizione. Viene analizzato il loro stato nutrizionale e, se necessario, vengono inviati ad un centro sanitario per le cure. L'obiettivo della campagna è di vaccinare 28.000 bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 15 anni.